Dunque, dicevamo, Lamberto Giannini è il nuovo capo della polizia, esperto di antiterrorismo. Giannini succede a Franco Gabrielli, che è ora a capo dei servizi. Vediamo allora chi è in questo servizio di Angela Caponnetto. Un uomo affabile e garbato, ma tutto d'un pezzo. Apprezzato in modo trasversale da tutte le forze politiche, fedelissimo del suo predecessore Franco Gabrielli, il neo capo della polizia è nato 57 anni fa a Roma. Dopo essersi laureato in giurisprudenza, inizia giovanissimo e quasi subito nel settore dell'antiterrorismo. E poi ancora la direzione centrale della polizia di prevenzione fino al dicembre del 2020. Dall'inizio di quest'anno ricopre l'incarico di capo della segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Con Gabrielli, spostato dal governo di Mario Draghi alla gestione dei servizi segreti, Giannini ha lavorato sempre fianco a Quali fianco sono con le indagini emergenze su per casi di questa terrorismo italiano e città? internazionale. Avrete da Con lui parlare le molto indagini con sulle nuove Brigate Rosse, che tra la fine degli anni 90 e gli inizi del 2000 avevano ripreso la lotta armata in Italia, riportando alla mente i sanguinari anni di piombo con gli omicidi dei professori Massimo D'Antona e Marco Biagi e del poliziotto Emanuele Petri. Sempre sotto la sua direzione, gli arresti della cellula neobrigatista, responsabile di un attentato di dinamitardo contro i Messaggi militari sul italiani, che territorio, preparava il anche un attacco durante il monitoraggio G8 alla di alcuni Maddalena. luoghi ci ha Nel permesso l'individuazione. 2005 l'arresto a Roma di uno degli attentatori della metropolitana di Londra, Lamberto Giannini, al quale arrivano le congratulazioni del Polizia, le ministro dell'Interno intercettazioni, i Luciana Lamorgese, tiramenti, che ha accogliere proposto questi il suo segnali di nome, è pericolo. stato scelto tra altri due candidati prefetti, Vittorio Rizzi e Maria Luisa Pellizzari. A lui ora la grande sfida di dirigere la Polizia di Stato in uno dei momenti più difficili della storia del nostro Paese, con il rischio di forti tensioni sociali provocate dalla pandemia in corso.